noi crediamo tanto in questo camp, anche il centro ci offre un contesto magnifico, il centro è bellissimo. Ci piace offrire la nostra passione per il basket, ma ci piace anche far scoprire ai ragazzi degli altri sport, delle altre attività, e questo viene apprezzato dai ragazzi, ci dà delle pause dalla pallacanestro. Però è tutto l'amalgama sport, basket, altre attività, amicizie, campeggio, lingue diverse. Fa tutto parte, non ne toglierei nessuna perché è proprio il mix che ci piace ed è il mix e basketiamo. L'undicesima edizione con 145 partecipanti, tutti felici, tutti contenti, 25% di ragazze, e soprattutto peccato per quelli che sono rimasti in lista d'attesa. Io vi ricordo che abbiamo numero chiuso e di far molto presto questa iscrizione. Come ogni anno noi ci impegniamo a dare, oltre al basket, altre attività che magari i ragazzi durante la loro vita non hanno la possibilità di provare. Questo centro ci offre questa possibilità. Da parte dei ragazzi c'è sempre un ritorno positivo, quindi bello, sempre bello dare queste possibilità ai ragazzi.
sono ragazzini che hanno cominciato quasi con il day camp o piccoli piccoli che adesso fanno i monitori. Ne abbiamo uno che è stato qua per 5-6 anni e adesso è giocatore della nazionale. Noi ci stiamo e cresciamo noi assieme al camp, e quindi ogni anno anche per noi è una sfida un po' diversa. Cerchiamo di indirizzare un po' le esigenze che vediamo, le possibilità che ci sono, cercare di cogliere qualcosa, e quindi no, non ci fermiamo, siamo felici e sono sempre belle esperienze. Questo è il mio quinto anno del Basketiamo, ogni anno mi trovo benissimo, è una vacanza all'insegna del divertimento, dello sport e dei principi positivi che vogliamo spingere noi monitori. Roger, Mauro e Marco fanno un lavoro straordinario, soprattutto nel creare molta compattezza e aiuto tra di noi monitori. Mi trovo benissimo, sembra quasi di essere in una famiglia. Ormai la mia quinta edizione, come sempre è stato bellissimo, diciamo che già solamente vedere i bambini che sorridono è un segnale che è andato tutto bene, è funzionato tutto molto bene. I'm the organizer too in a camp in my town in Javier in Spain, but it's much little than this because it's too much with 150 kids, you know, and it's crazy, but I love this camp. In Spain, I don't know if maybe in some city, big city, have a camp like this. Prima di tutto è un ambiente familiare, tutti si conoscono, ci conosciamo, ci vogliamo bene, i nostri monitori fanno di tutto per la felicità dei ragazzi, quindi ecco, un ragazzo penso che non esce da qua avendo un brutto ricordo di questo camp, ma ecco, ne avrà sempre un bel ricordo. E poi è una buona occasione per fare nuove amicizie, ci sono ragazzi che comunque giocano tutto l'anno contro, magari c'è qualche scaramuccia durante la partita e poi arrivano qua, tutto si risolve, giocano, si passa la palla, e questa per i monitori penso sia la soddisfazione più grande, vedere i nostri ragazzi felici è ciò che ci fa andare a casa felici alla fine di questo camp. Quest'anno abbiamo avuto una forte richiesta su Only Basket. Only Basket è il gruppo che penso che va a dormire con la palla. Sono quelli che vogliono fare basket e vengono qua per quello tutta la settimana. È una parte del camp importante. Abbiamo avuto 35 partecipanti quest'anno, li abbiamo divisi in gruppi. Abbiamo avuto la fortuna di, già dall'anno scorso, avere l'allenatore di Cantù, allenatore della Serie A di Cantù, che viene e che è bravissimo a gestire il gruppo e a lavorare o a dare dei consigli individuali, perché lì cerchiamo di migliorare individualmente il ragazzo o la ragazza, facendo delle correzioni tecniche ben precise rispetto dove gli altri gruppi, dove si gioca anche di più e ci sono anche gli aspetti di squadra, se vuoi. Sono cresciuto in Ticino, ho cominciato a giocare a 6 anni a Bellinzona, poi sono andato a Gordola, ad Arbedo e a 15 anni sono andato in Serie A Lugano. Adesso ho 32 anni, gioco a Friburgo, dove quest'anno siamo diventati campioni svizzeri. Ho iniziato come voi, anch'io facevo questi camp durante l'estate e niente, quello che vi consiglio è di divertirvi, fare nuove amicizie, ascoltare i monitori, gli allenatori e divertirvi al massimo, perché poi
una volta che sarete adulti non avete più la possibilità comunque di fare questi camp. Ma è già partito? Sì! Ah! Seconda! Ciao! No, una domanda, ma dove devo guardare? La telecamera, c'è lì là, che c'è il buco! Il vostro momento preferito vissuto qui a Baschettiamo? Stare insieme. Siamo tutti insieme ed è molto divertente. Sì. E arriva il poeta! Il momento preferito è stato quando sono andata in piscina. Anche per me oggi pomeriggio in piscina a Parigi. BMX. Lo yoga. Lo yoga. Lo yoga. Comunque sembra quasi di essere una famiglia tutti insieme e condividere le stesse esperienze, le stesse abitudini. Cosa ne pensate del programma di allenamento? Perfetto. Ci sta, è intenso, ma bello. Intenso. Giusto, intenso, ci sta. Ci sta. Spacca, per quello. Pesante, fin quando qualcuno non arriva in ritardo. Vabbè, ormai avete fatto. Non viene! Perché sono arrivati in ritardo, ci hanno fatto fare 50 piegamenti. E loro! Perché eravamo in bagno, siamo scesi. E ancora col resto più di bagno. Bello intenso e comunque ci fa migliorare. E alleni cose che a volte, cioè, non fai nei tuoi allenamenti quotidiani con la tua squadra. Cosa migliorereste o cambiereste di Baschettiamo? Niente. Che dura di più. Esatto, deve durare almeno un mese. Due settimane. Due o tre settimane. È un mese. Secondo me, sì. Almeno una settimana e mezza. Più settimane. Secondo voi dovrebbe durare di più il camp? Ovvio che sì. Sì. Due settimane. Tre. L'olio. Cacchio. Non ho fatto registrare. Sì, invece c'è la luce rossa. C'è qualcosa che vorreste migliorare o cambiare di Baschettiamo? Il terzo tempo con la mano sinistra. Baschettiamo. Ah! io cambierei materassi. Stiamo facendo un'intervista magari. E secondo voi qual è la regola più importante? Sì.
forza anche il fatto di essere flessibili e di poterci adattare alle condizioni. Ci proviamo sempre, ci mettiamo sempre l'impegno e cerchiamo di dare il nostro massimo.